Buon day a tutti ragazzi, sono RS92 e ci siamo di nuovo. I Game Awards sono tornati con l'edizione dell'anno 2021. I candidati reali sono davvero molto discutibili e la mia paura è che possa vincere i Takes Two. Quindi per rimediare a queste pessime scelte per questa edizione facciamo questa top di fine anno in cui vi dirò quali sono secondo me i migliori titoli di quest'anno. Metterò dentro alcuni che veramente non includendoli nei candidati hanno veramente commesso un crimine celestiale. Faccio una premessa, ovvero che non ho giocato tutti i giochi in questa lista, alcuni li ho visti attentamente in dei video e ho apprezzato il lavoro. Questi sono i NantiDio Awards e il vincitore sarà il NantiDio Game of the Year 2021. Faccio una piccola interruzione per dirvi che in descrizione si trova il link di affiliazione Instant Gaming, per chiavi di gioco a prezzi scontatissimi. Recentemente c'è stato il Black Friday, ma ci sono davvero tantissime occasioni per acquistare i giochi a un prezzo molto più basso. Vi faccio qualche esempio, come Horizon Zero Dawn a 12,99€ invece che 50, Guardians of the Galaxy a 33,99€ invece che a 60€ e Deathloop a 26€ invece che a 61€. Se usate il link in descrizione senza costi aggiuntivi mi darete un piccolo contributo. Detto questo, vi lascio al video. Ottimo lavoro dai ragazzi di Ubisoft, un semi open world in cui si praticano sport estremi come la mountain bike, lo snowboard, le moto da neve, il deltaplano e molti altri. Il gameplay e la grafica non sono eccessi ma non sono neanche bruttissimi. Ho avuto la fortuna di giocarlo nella prima closed beta, davvero divertente. Destruction All Stars è stato presentato come primo gioco PlayStation 5 ed effettivamente è uno di quelli che sfruttano meglio il DualSense. Destruction All Stars è divertente, con una vastissima varietà di personaggi e tantissime divertenti modalità. Graficamente è molto caruccio e inoltre incluso in PlayStation Plus, un perfetto passatempo. All'inizio non sapevo neanche che esistesse, ma grazie a un video ho scoperto questo fantastico platform. I platform mi piacciono davvero molto, è uno dei miei generi preferiti. Dopo essermi abituato bene con Astro's Playroom, giocare a Psychonauts 2 è stata una vera gioia, dato che l'ho votato per il reale Game Awards. Tra l'altro vi lascio il link in descrizione per votare. Ho apprezzato tantissimo l'idea di Psychonauts 2 e le meccaniche di gioco sono usate in modo innovativo. L'eccesso di cinematiche però va a spezzare un po' il ritmo, ma comunque lo straconsiglio ai detentori di Xbox Game Pass. Ho amato il primo capitolo dell'avventura targata Insomniac Games, anche se non ho sentito il bisogno di acquistare il secondo capitolo, dato che la prima tappa dell'avventura l'ho giocata attraverso PlayStation Plus. L'uso dei portali dimensionali è stata una pura truffa, ma tutto sommato il titolo è un ottimo gioco, con ottima grafica e un ottimo gameplay. Rivet inoltre è uno dei migliori protagonisti di quest'anno, veramente un'ottima ciliegina sulla torta per un ottimo gioco commerciale. Premesso che 12 Minutes è un must have per i detentori di Xbox Game Pass, corto ma veramente gigantesco. 12 Minutes è un'avventura punta e clicca, dove il protagonista si trova in un loop temporale, in cui la moglie viene accusata di omicidio e in cui un poliziotto, al termine del loop temporale, si fionderà all'interno della vostra abitazione. Le possibilità offerte dal titolo sono geniali, ma allo stesso tempo intuitive. Inoltre sono davvero moltissime, da provare almeno una volta. C'è poco da dire in verità, un gioco Marvel che ricalca la precedente opera di Square Enix a tema Marvel, un po' per rimediare un flop fatto con Marvel's Avengers, anche se io sinceramente l'ho apprezzato. Graficamente è mozzafiato e il gameplay, anche se classico, è ben riuscito, mentre gli elementi ruolistici sono appena accennati. Il grido al capolavoro. The Artful Escape è il gioco più originale degli ultimi anni, un platform 2D incentrato sulla musica, dove la storia e il protagonista sono costruiti sulle canzoni presenti nel titolo. Il gameplay è quello di un classico platform, mentre la grafica è anch'essa molto originale. Dura poche ore ed è inclusa in Xbox Game Pass. Giocatelo.
non amo molto i giochi di Nintendo, ne ho giocati pochi e me ne sono piaciuti pochi, ma Metroid Dread è veramente una gioia per gli occhi e per le orecchie. Il gameplay è semplice ma veramente intrattenitivo, il level design è ottimo e i nemici, anche se pochi, sono ben costruiti. Vale l'acquisto di una Nintendo Switch? Assolutamente no. Vale l'acquisto del titolo? Assolutamente sì. È uno dei titoli che voglio più recuperare di quest'anno. Kena Bridge of Spirits è graficamente originale, un cartone animato che è possibile controllare. Il resto è abbastanza classico, anche se la trama riserva qualche piccolo colpo di scena. Anche Kena è uno dei migliori personaggi di questo 2021. Non vale 40 euro, ma con qualche sconto è veramente imperdibile. Siete pronti a scoprire il 92 Game of the Year 2021? Prima vediamo delle menzioni onorevoli. Insieme a Kena e insieme agli Artful Escape, Returnal è uno dei giochi che secondo me nel suo piccolo rivoluzionerà l'intera industria videoludica. Un roguelite rivoluzionario, nonché il titolo che utilizza meglio il DualSense di PlayStation 5. Meccanica del gioco geniale, lo stesso meccanismo in game è veramente geniale. Le sbavature presenti sono state risolte con la versione 2.0, un must have per i fortunati possessori di PlayStation 5. Returnal e il 92 Game of the Year 2021. Cosa ne pensate di questo top? Cosa avreste cambiato? Fatemelo sapere con un commento, se il video vi è piaciuto lasciate un like. E per altri video del genere iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!